Ok, salve a tutti, sono Spigioca e benvenuti in quest'altro Random Indie che oggi giocheremo assieme. Princess Eyes, iniziamo subito. Chi è che non ha mai sognato di essere Cenerentola? Espi tutte le fottute notti, andava in cerca delle zucche, ci si infilava dentro e faceva delle figure di idiota davanti a tutti i vicini. Ma non importa, Cenerentola doveva fare un sacco di lavoro, dalla mattina alla sera, alzarsi prima dell'alba, portare l'acqua, a fare i fuochi perché... non lo so, gli piacciono le bombe di Maradona, a cucinare e a lavare, insomma. Troppo sessismo. Oh, bisogna tagliare il perché bisogna tagliare il cetriolo? Bisogna bla bla bla. Qui dobbiamo fare tipo le casalinghe disperate. Ok, skip. No, non voglio skippare, voglio come po- eh sì, cos'è la punta deve andare? Come sfoggiare questa cosa? Ok. Buttiamo tutto quanto a pezzo. Now try and fit entire coming turbo. Ok, così. Yes, funziona. Genio. Cos'è sta musichetta? Sta musichetta troppo usata. Great, salad is done, thank god the ball. Quindi bisogna andare al ballo ora e variamo la scarpetta. Quando è arrivata, SPSP narrerà le fottute favole, fiabe o quel cacchio che sono i vostri figli. Allora, quando è arrivata la sera, Cenerentola voleva andarsene via. Il principe ha provato a fare l'escort, no, a scortarla. Ma ecco, lei corse via da lui così velocemente. Vabbè, ho fottuto tutti i tempi, chi se ne fotte. Quindi non poteva bla bla bla. E ha trovato la scarpetta, la sapete la storia. Wartingham. Che cazzo? Cos'è questo? È un piede? Oh mio Dio, devo cercare di fare... devo tagliare i piedi per farlo stare all'interno del coso. Come il cetriolo. I piedi cetriolo. Adesso mi si è fottuto un pezzettino di piede qua. Cristo atteso, prendi sto... ok, non importa. Quello è... non importa. Allora, dobbiamo tipo tagliare i cosi. Ok, chi se ne fotte... ah, Cristo, l'unghia. Ah, deve far male. Che però, che cacchio vuoi? Fai un taglio netto e preciso. Miracle Blade, Espi. Ricominciamo, ok? Ho fatto la cazzata. Taglio così, uno. Taglio così, due. Bam. Ah, devo metterlo così. Oh, genio, HP. Yes! Well done! Mi ha fatto stare il piede nella scarpetta. Rook di goo, there's blood in the shoe. The shoe is too tight, the bride is not right. Quindi, sì, mi hanno tagliato un piede per nulla. Oh, Gesù, cos'è? Ok, allora, faccio una bella cosa. Questo è abbastanza easy. Spiu! Ah, no, aspettate. Spiu! Oh, my God. No! Oh, staffe, buono, buono. E adesso come faccio a ruotarlo? Girati. Così. Così. Ma fottuto pezzo. Dobbiamo assemblare il piede in maniera opposta. Yes. Spirito motherfucking genius. Ok, facciamo così. Ruota. Bam, bitches. Bam, bitches. Ok. Ottimo. Mi spiace per tutti coloro che... che cosa è successo? Well done. Rook di goo, there's blood in the shoe. C'è sangue nella scarpa. La scarpa è troppo stretta. E la sposa non è quella perfetta. Ho fatto la rima, mamma mia. Però ho appena mangiato, gente, che schifo. Come posso sistemare questo obbrobrio? Ma che razza di scarpa è? Un'ape, non è una scarpa. Che schifo che fa sto cosa. Dai! Questo è il tuo posto! No, hai fatto pure il taglietto schifo! Fruit Ninja! Andrà tutto bene! Gioco buggato! Non mi importa di fare i punti top! Perché? Qual è il tuo problema? E ruota? Yes! Non mi importa! Well done! Rook di goo, there's blood in the shoe! Non mi importa! Johnson! È un tronco! Ci sono i vermi! Ok, ma questa è perfetta! Ok, a parte che non riesco a ruotarla! Ah, ecco il problema, che non si riescono a ruotare queste fottute cose! Ruotala è questa Cenerentola! Perché non te ne accorgi? Basta ruotare il cosino! No! Ok, va bene, facciamo una bella cosa! Andiamo a metà! Ottimo! Devo tagliarla in maniera un po' più... ok! È troppo però adesso. Così. Perfect, bitches. Yes! Guardate, è perfetta, scusate. Un taglio. Top. Kalustein. È questa, Cenerentola. This bride is right. Ma se avessi tagliato... ah, quindi dopo Cenerentola dal mocassino... a tipo... il principe, ora siamo al castello e dobbiamo... cos'è? È una placenta? Cos'è? No, non lo so, sono alquanto disgustato. Allora, facciamo così. Ok, ottimo. Yes. No.
Così. Dai, pezzettino, pezzettino sfigato. Boom, bitch! Ho fatto anche l'ultimo livello. Chi se ne frega di quello che è questa cosa. Ce l'ho fatta. Surrender, let the monster princess forever again. E ho completato questo princess size. Gente, è stato vomitevole, letteralmente. Spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate apprezzato l'assurdità di questo obbrobrio. Sicuramente il mio stomaco no, ma spero che qualche, non lo so, strana persona fra voi si sia gasata, si sia chiusa la sua stanza. E quindi tagliamo qui il discorso, altrimenti ovviamente Espi va a infognarsi in quei discorsi che poi gli fanno stampare il bollino rosso in basso a destra. E alla prossima, gente. Spero questo random mini sia piaciuto, al prossimo episodio. Ciao, ciao! Se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi, ricorda di iscriverti al canale, mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti. Non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione e metti mi piace alle pagine Facebook e Google+, per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta. Detto questo, al prossimo video. Ciao ciao!